In questo video vogliamo stabilire se una funzione ammette un asintoto orizzontale oppure un asintoto obliquo. Entrambi si trovano studiando il comportamento della funzione all'infinito. Vediamo il primo esempio e andiamo a calcolare il limite per x che tende a infinito di questa funzione. Per il confronto di infiniti vediamo che questo limite tende a 0. Concludiamo che questa funzione ammette l'asintoto orizzontale y uguale a 0. Vediamo ora il secondo esempio. Consideriamo questa funzione e anche in questo caso andiamo a calcolare il limite per x che tende a infinito. Anche in questo caso andiamo a fare il confronto di infiniti e possiamo riscrivere questo limite in questo modo. E vediamo che il risultato di questo limite è uguale a 1/2. Concludiamo che questa funzione ammette un asintoto orizzontale di equazione y uguale a 1/2. Vediamo il terzo ed ultimo esempio, che è questa funzione qui. Andiamo a calcolare il limite per x che tende a infinito di questa funzione e, sempre per il confronto di infiniti, vediamo che il risultato di questo limite è infinito. Possiamo concludere che questa funzione non ammette asintoti orizzontali. In questo caso ha senso andare a indagare se questa funzione ammette un asintoto obliquo. L'asintoto obliquo, se esiste, ha un'equazione y uguale a mx più q e sappiamo che m è uguale al limite per x che tende a infinito della funzione per 1 su x. Calcoliamo quindi questo limite nel nostro caso specifico. La funzione per 1 su x. Notiamo che al denominatore abbiamo un x alla terza, così come al numeratore, e quindi per il confronto di infiniti vediamo che il risultato di questo limite è uguale a 1. A questo punto ha senso andare a ricercare il possibile valore dell'intercetta. E sappiamo dalla teoria che il valore dell'intercetta q è uguale al limite per x che tende a infinito di f di x meno m per x. Andiamo quindi a calcolare questo limite. Qui abbiamo fatto il denominatore comune. E il limite a questo punto è uguale a, semplifichiamo, notiamo che anche in questo caso per il confronto di infiniti il risultato di questo limite è uguale a 2, che è un limite finito. Questa funzione dunque ammette un asintoto obliquo di equazione y uguale x più 2. Abbiamo quindi visto tre esempi di funzioni che ammettevano le prime due un asintoto orizzontale e la terza un asintoto obliquo.